Benvenuti in questa notte speciale, notte al Museo Civico Roccaflea, una notte tra fotografie e dipinti, così l'abbiamo chiamata, per raccogliere questo coacervo di arte tra l'arte antica ospitata all'interno della Fortezza Federiciana e delle manifestazioni d'arte contemporanee che sono molto diverse, due artisti molto diversi tra di loro, ma che mai come stasera io ho sentito così affini a questo luogo ed anche come personalità, anche se devo dire che entrambi gli artisti protagonisti non si conoscono, si sono conosciuti appunto forse quest'oggi pomeriggio, si sono incontrati. Innanzitutto voglio ringraziare tutti i presenti e voglio ringraziare gli artisti Miranda Gibilisco, una fotografa incredibile, scopriremo che cosa riesce a fare con un click, quindi permettimi questa battuta perché veramente quello che tu riesci a catturare per i nostri occhi è incredibile. E invece d'altro canto Paolo Viola, un nome che a me piace tantissimo perché è così musicale. Io ho sempre detto che se avessi avuto una bambina con il naso maschietto l'avrei chiamata Viola, ma poi per me Viola è uno strumento ma anche la Viola del pensiero, e se uno nasce con questo nome non può che fare l'artista, insomma. E quindi poi scopriremo invece cosa riesce a fare Paolo Viola con i tocchi del suo pennello. Ringrazio Daniela Menichini, antropologa culturale, collaboratore del Polo Museale, che poi ci introdurrà nelle storie straordinarie di questi artisti. E ovviamente però, come si suole insomma iniziare in questi casi, io lascio la parola e la ringrazio alla vice sindaco Gloria Sabatini, che rappresenta l'amministrazione, che io ringrazio per essere comunque accanto a noi e essere sempre così vicini. Grazie. Ringrazio tutti voi, di questa sera e il Polo Museale. Quella di una notte al museo, diciamo che è un evento che si inserisce in un percorso che ormai credo si sia consolidato, un percorso di collaborazione tra l'amministrazione comunale e il Polo. Diciamo che questo percorso è andato via via crescendo. Siamo stati all'Expo con le nostre bellissime opere, con il Matteo Lavallo. Adesso abbiamo una mostra molto importante di Luciano Ligabue a San Francesco. E anche questi eventi che nascono soprattutto con la partecipazione di inaugurazioni con artisti, credo che siano dei momenti molto importanti per la città di Gualdo. E il fatto che Gualdo stia, diciamo, rifiorendo dal punto di vista culturale lo vediamo con soddisfazione dai numerosi turisti che dopo tanto tempo li vedo girare per Gualdo con la cartina che vanno a vedere le nostre bellezze. Quindi ribadisco l'impegno dell'amministrazione comunale e nel supportare l'attività del Polo, vi ringrazio, non tolgo ulteriore spazio a questi grandissimi artisti e vi ringrazio nuovamente. Buonasera. Prima di entrare appunto nel vivo, io ho bisogno di fare dei ringraziamenti a degli angeli che comunque hanno curato questi allestimenti piuttosto complessi, perché gli artisti vanno supportati e anche sopportati. E quindi non me ne vogliano né la Gibilisco né Viola, però insomma voi siete stati accompagnati insomma da diverse persone. Quindi ringrazio Pinella Gambino, che è una poetessa e anche autrice delle raccolte di poesia che accompagna il percorso della mostra, quindi poi troverete il catalogo di Miranda Gibilisco, anche questa bellissima raccolta di poesie al buco.
workshop, l'onda e poi vedremo un brano proprio ispirato alla mostra. Ringrazio Giulia Smeraldo e Adele Zino Carasi per l'allestimento e la pubblicazione. Una sorpresa, Gabriele Frilici, in arte Fici, che sta scaldando i suoi muscoli, però poi diciamo, la mostra dell'Agibilisco nell'inaugurazione accompagnata anche da una performance fisica, quindi poi Gabriele si esibirà appunto dopo la presentazione. Ringrazio Massimo Ventrone, artista poliedrico e anche compositore delle musiche che accompagnano poi le opere installative di Miranda. Ringrazio Francesca Contursi, che è la moglie di Paolo Viola, che insomma, devo dire, è proprio con lei che ho fatto la battuta, vanno supportati gli artisti e sopportati, perché giustamente ci vuole veramente animo, pazienza e passione per dividere, no, la metà della mele del proprio universo con un artista, perché gli artisti, vuoi o non vuoi, un po' egocentrici lo sono, insomma, perché sono molto presi da questa grande passione. Quindi amare e non odiare la passione della propria metà credo sia una grande prova di generosità. Quindi grazie Francesca per averci aiutato nell'allestimento. E ancora, fatemelo dire, il personale tutto, non li nomino tutti ma sono qua in sala, il personale del polo museale che sono stati operativi e stanno facendo veramente di tutto perché in questi giorni tra l'altro abbiamo numerosissimi turisti. Pensate che soltanto tiravamo giù i conti proprio oggi, la chiesa di San Francesco nel mese di agosto e di ricaduta anche musei, abbiamo avuto quanti? 2000? Più di 2000 visitatori. Più di 2000 visitatori soltanto nel mese di agosto. Parliamo di cifre veramente importanti. Ma allora, insomma, vogliamo scoprire questi artisti, quindi in questo caso sono due personali, nessuno ha la priorità sull'altro, però io direi, come di consuetudine, di iniziare da Miranda Agibilisco. Iniziamo insomma da una dolce signora fotografa ma anche guerriera, perché ha un viso dolcissimo, ma credo che ci voglia del coraggio per fare tutto quello che fa lei, perché le fotografie, non è una fotografa da tavolino, insomma, da studio, le fotografie che realizza le realizza veramente in tutto il mondo. E quindi prima di vedere questi capolavori lei è stata là, quindi non bisogna essere troppo insomma attaccati alla propria casa, alle proprie abitudini per fare i viaggi che fa lei in capo al mondo. E quindi insomma, per scoprirla, io ho chiesto a Daniela Menichini, che è anche antropologa culturale, di raccontarci un po' le radici di Miranda. Grazie, buonasera a tutti e benvenuti alla Roccafera. Allora, sì, chi è Miranda Agibilisco? Abbiamo detto, una donna forte, una donna amante della fotografia e del viaggio. Allora, tutto inizia nella nostra bellissima Sicilia, perché Miranda nasce a Siracusa e fin da ragazza ha queste due grandi passioni. Queste passioni sono strettamente legate una all'altra, sia il viaggio che la fotografia. Ma come arriva Miranda alla foto? In realtà tutto nasce quasi per caso, diciamo, perché la prima macchinetta fotografica che Miranda possiede ha in mano è il regalo di un'amica d'infanzia. E questa amica, insomma, dobbiamo sicuramente ringraziarla tutti quanti noi, perché avendo questa macchinetta fotografica in mano, lei inizia a scoprire questo oggetto, le grandi potenzialità e soprattutto ad amare realizzare degli scatti, girarsi intorno, osservare la natura, viaggiare e portare con ogni viaggio, con ogni incontro con un nuovo luogo, saper riportare indietro con sé tante fotografie e tanti fermi immagini che possono quindi un po' anche la rendono capace di riportare a casa anche parti di quei luoghi e parte di quelle esperienze che lei vive in prima persona. La fotografia, da una prima passione,
poi si intreccia di nuovo con la sua storia familiare e personale, perché Miranda, giovanissima, sposa il pittore Luciano Veltrone, maestro dell'iperrealismo italiano, e qui, da qui in poi, Miranda inizia a seguirlo nei suoi lavori e inizierà così ad essere una fotografa professionista che scatta foto presso i set su cui poi lui realizza le opere. E da questa professione nasce poi una grandissima vena artistica. A un certo punto Miranda si accorgerà di aver realizzato più di 30.000 scatti. E a questo punto inizierà anche a pensare di voler condividere questi scatti con il suo pubblico, anche per vedere un po' l'effetto che fa la sua foto agli occhi degli spettatori, dei visitatori che possono andarla a vedere. E inizieranno così le personali, le mostre personali che lei porterà un po' in tutta Italia, da Roma a Napoli, da Bologna a Pescara, tante esperienze anche fatte all'estero che ci permettono di vedere tanti diversi spaccati della sua natura, del suo mondo, dei suoi viaggi e le tecniche con cui poi realizza le sue fotografie. Devo dire che Miranda è sicuramente una donna che è stata capace di costruirsi da sola, di fare della sua passione veramente un indirizzo, uno stile di vita, per così dire. E la natura, che è sempre al centro della sua opera fotografica, è sempre bellissima e soprattutto lei ha un grande rispetto di questa natura. Per farvi un po' capire quanto è grande questo rispetto, vi vorrei citare la frase che lei ha inserito nel suo sito proprio come incipit, perché è veramente una poesia dedicata alla sua natura. Lei scrive: la natura si diverte, ci mette di fronte alla nostra anima, ce la contorce, ci fa sentire piccoli e indifesi allo stesso tempo vivi e forti. Un profondo senso di gratitudine per avermi permesso di entrare nel suo mondo, mi fa trattenere il fiato per non far rumore. Non voglio rompere l'incantesimo, voglio solo scattare una foto. Sembra una cosa così facile e così semplice, ma in realtà denota una grande sensibilità, una grande forza emotiva. E di questo poi ci parlerà meglio sicuramente Cari Monacelli, a cui passo la parola. Grazie, grazie a te. Miranda Gibilisco ed il Paradiso Perduto. Perché? Perché quando ho visto per la prima volta le opere di Miranda, ho visto la natura, ho sentito la natura, ho sentito l'umanità che racconta quella natura, però poi mi sono chiesta, ma l'uomo, nelle opere di Miranda, dov'è? E io sono stata un po' cinica, un po' critica anche con noi stessi e ho intitolato il pezzo appunto Miranda Gibilisco ed il Paradiso Perduto, perché l'uomo non c'è, l'uomo è già stato cacciato. C'è solo lei, ma non è molto autoreferenziale Miranda. Io conosco tanti artisti, tanti fotografi, insomma, e bene o male tutti hanno la vanità di esserci in qualche cosa. È ovvio, c'è la sua anima, ma non c'è una sua presenza autoreferenziale. Ha cacciato anche se stessa. Talmente sono silenziose, talmente sono melodie del silenzio quello che noi vediamo, talmente siamo di fronte alla natura pura, incontaminata, talmente siamo di fronte a un ruscello, a un mare, all'acqua, a una montagna, a un deserto, che l'uomo non c'è. L'uomo è stato cacciato, l'uomo si è cacciato, perché l'uomo spesso non rispetta la natura. C'è chi prima di me ha cercato di trarre spunto, gocce di poesia, insomma, dal percorso visivo che Miranda comunque ci regala. E infatti, in questo cito Pinella subito, perché credo che quello che lei abbia scritto per Miranda sia particolarmente evocativo. Io non so se desideri leggerlo tu direttamente, se ti fa piacere. Leggilo tu. Sei sicura? Sì, sicurissimo. L'onda è poi,
Nell'armonia di un brivido di vento serge imperiosa la sinfonia di un'onda, reclama spazio e il sole la contorna, mentre ricade resta sospesa l'ombra. Stupor non c'è nel fremito candore, è solo acqua che emerge, incanta e muore. Se ti commuove il suo rapido sparire, eccone un'altra pronta a ripartire. Forse tutta la vita è questo gioco d'onda, affondi e poi riemergi, salti in un'altra sponda. Ma quello che più conta è il brivido avvertito che ti consente d'essere parte dell'infinito. Grazie. E c'è un'installazione all'interno della Sala Salviati della città che è incredibile, perché insomma fotografare un'onda è già difficile. Provare ad immaginare il suono di quest'onda è già difficile. Pensarla di esporre nell'installazione nella sua forma è ancora più difficile, e l'ho vista montare io direttamente, insomma, ieri pomeriggio. E quindi troverete in un installativo proprio un'onda bellissima, e poi Gabriele Frillici realizzerà in un'altra parte, sempre nell'installazione, una performance accompagnata dai suoni della natura. Però io vorrei leggere quello che ho scritto per lei su questo suo straordinario e meraviglioso paradiso. Cacciati per sempre dall'Eden, è tutto nascosto in un istante il piacere dell'eternità, quando la fotografia apre scenari inimmaginati sulla magnificenza del nostro pianeta, quando distanze e chilometri da percorrere non scoraggiano l'artista, ma sono un viaggio che porterà con sé il seme della libertà, la capacità di guardare dentro al capolavoro della natura. Gli occhi di Miranda Giglisco sono pieni di gratitudine e gli scatti raccolgono i frutti di una cosmogonia fluttuante dove l'uomo è completamente assente. Adamo ed Eva hanno già morso la mela e perduto per sempre il paradiso. Campeggiano scenari incontaminati e deserti, i mari, le piante e gli animali raccontano melodie del silenzio. La natura è l'assoluta protagonista di un universo benevolo in cui l'armonia regna sovrana, ogni elemento racconta di sé e dell'unione con il resto del mondo. La voce dell'autrice è nelle dune del deserto, è nei riflessi di acque purissime, nella luce di cieli immensi che sfiorano rigogliose piante. Quale strada, quale sentiero, quale sentimento pieno porta così vicini a ciò che a ognuno di noi è dato solo forse sfiorare? Si rimane così coinvolti di fronte alle opere di Miranda Giglisco, tanto da sentire di essere stati con lei dietro alla macchina fotografica, di aver partecipato alla costruzione di quell'attimo esatto che ha impresso e fermato per sempre in un fotogramma un intero racconto. Non ci resta che raggiungerla guardando nel profondo di un miraggio che immagini di così rara bellezza sono in grado di donare ad un osservatore coinvolto. Quindi io, Miranda, ti ringrazio per quello che hai portato, insomma, alla Roccaflea, perché non stiamo parlando di semplice fotografia, stiamo parlando di viaggi, stiamo parlando di esperienza, stiamo parlando di un vissuto, di un concetto di vita, del rispetto per il mondo, ma soprattutto anche la capacità di raccontarlo attraverso un installativo molto coinvolgente. Perché? Perché alcune immagini sono proprio sul pavimento della rocca e alcune immagini sono calpestabili. Quindi possiamo, grazie a lei, attraversare questa natura. Io ti ringrazio, Miranda, però insomma a questo punto, anche se tu parli con le fotografie e ti esprimi con le melodie del silenzio, la tua voce ce la dovrei far sentire. Questa non me l'aspettavo. Io non parlo mai, di solito scappo. Penso a come farvi vivere i miei scatti.
perché per me l'importante è riuscire, non facendo semplicemente, sviluppando semplicemente una fotografia, ma pensando anche al supporto della fotografia, per rendere al massimo possibile quello che io ho provato nei posti che ho fotografato. Questo è il mio intento, spero di riuscirci. Allora, Paolo Viola, anche abbiamo qua una bella personalità tosta, insomma, fare l'artista non basta, ma ci mancherebbe che uno fa solo l'artista e a quel livello. Lui in realtà è anche, quindi non so quanto pesi di più nella tua vita, se è a metà questo cuore, però è anche un medico affermato, una storia particolare, con delle geografie particolari, tra l'altro ci abbiamo anche sorriso, perché lui pensava di venire a Gualdo Tadino per ritrovare un ambiente sicuramente umbro e più esotico rispetto ad Asti dove vive e alle sue origini partenopee, sbagliatissimo, perché qua insomma molte persone che sono qui in sala sono di origine di Napoli, il personale, ben due persone sono veracissime, trasferite in Umbria da tanto tempo ma assolutamente partenopee, e quindi si è trovato in realtà anche un po' a casa, quindi va detto. Però io a questo punto, prima di entrare nell'humus, nel vivo della tua arte, chiedo di nuovo a Daniela di introdurre una tua presentazione biografica. Sì, e infatti abbiamo svelato da dove partiamo. Partiamo proprio da Napoli, esatto. Paolo Viola nasce a Napoli e diciamo che lui, quando si racconta, ci dice che sicuramente deve alla mamma Tina quell'estro, quella fantasia, quella creatività, diciamo, più femminile, per così dire, mentre pensa di dover al papà la parte forse più tecnica, ma anche la grande passione del disegno, che sembra essere stata anche proprio tramandata proprio da lui. E questa passione per il disegno Paolo Viola ce l'ha fin da ragazzo. E quando è ragazzo, che cosa fa? Ha due passioni: da una parte studia il pianoforte, si avvia agli studi musicali, e dall'altra, da autodidatta, dipinge con la tecnica dei colori ad olio. Piano piano, da solo, inizia queste due strade. Poi ci sarà una strada che prenderà il sopravvento sull'altra, principalmente la parte artistica. Negli anni 70 la famiglia di Paolo Viola si trasferisce a Salerno e lì lui frequenta il liceo scientifico, anche se questa cosa mi ha colpito perché è successa anche a me. La famiglia, diciamo, ha un po' deciso da questo punto di vista, pensando che lo scientifico potesse dare appunto ad un ragazzo una formazione più completa rispetto magari ad un liceo artistico a cui invece lui aspirava. Però il percorso si avvia, ma la sua vena artistica non viene abbandonata, anzi è da qui che inizia veramente a crearsi, perché a Salerno lui può lavorare nella bottega di Nicola Tosa, e con il maestro Nicola Tosa lui apprende i concetti della tecnica pittorica, si avvia ad usare i colori in modo espressivo e acquista un bagaglio tecnico, culturale, artistico che poi lo formerà sicuramente come artista, fino ad arrivare al 1976, una data importante perché a Salerno, grazie a sua sorella, viene organizzata la sua prima personale. Una data importante perché? Perché da una parte Paolo Viola si presenta al mondo dell'arte e dall'altra parte è un ragazzo uscito dalle scuole che ha conseguito la maturità, ma ormai deve avviarsi a entrare nella parte degli adulti, scegliendo una strada universitaria, un percorso universitario, e così si iscrive ad architettura. Però ci sarà una vicenda molto vicina, una vicenda familiare molto difficile, che gli farà cambiare idea. E Paolo decide di abbandonare l'architettura e di iscriversi a medicina.
In realtà questo è il suo destino, perché lui riuscirà a conseguire i suoi obiettivi. Si laurea in medicina e in chirurgia e si specializza in igiene e medicina preventiva. Quindi possiamo stare tutti tranquilli in sala perché non ci può succedere nulla, assolutamente. E così, verso la fine degli anni '80, si trasferisce ad Asti, dove inizia la sua carriera con la professione appunto di medico. Poi arrivano gli anni 90, che potremmo definire gli anni della famiglia, perché Paolo Viola si sposa con Francesca, hanno due bellissime bambine e quindi naturalmente... Paolo e Francesca le dofine. Assolutamente, assolutamente, anzi sono veramente due persone molto serene. E gli anni della famiglia, perché giustamente sono gli anni in cui ci si dedica principalmente alle bambine, alla famiglia e al lavoro, per poi tornare di gran lena a lavorare un po' di più, magari quando si ha anche un pochino più di tempo, di nuovo sulle sue tele, di nuovo con i suoi colori. E dal 2000, degli anni 2000 in poi, ricomincia una grande attività artistica di Paolo Viola, soprattutto poi nel 2007, quando ad Asti ci sarà una sua nuova personale. E questo diciamo che è un altro anno un po' di svolta, perché potremmo definirle una nuova rinascita, per così dire, dal punto di vista artistico. Di nuovo si affaccia al mondo dell'arte, più grande, più maturo, più consapevole sicuramente. E proprio in una città ad Asti che fino ad allora forse l'aveva conosciuto solo come medico e invece adesso si lo conosceva anche come artista e soprattutto conosce una sensibilità che evidentemente Paolo Viola aveva bisogno di esprimere e di comunicare al pubblico e al mondo. E sicuramente vedendo le sue opere devo dire che ci è assolutamente riuscito. Grazie Paolo Viola. C'è tutto un mondo intorno a noi che non osserviamo più, vediamo ma non guardiamo, pensiamo di ascoltare con attenzione ma siamo assolutamente distratti, siamo quasi ipnotizzati nella quotidianità del nostro essere, del nostro lavoro, nel nostro egocentrismo, presi dalla tastiera del cellulare, presi ovviamente da quello che è il tam-tam della vita quotidiana. Eppure Paolo ce lo dice nei quadri, Paolo ce lo dice con la sua poetica, Paolo ce lo dice quando dipinge quasi incidendo sulla tela. C'è tutto uno spazio intorno a noi e dobbiamo recuperarlo, dobbiamo guardarlo, e lui lo fa con una veemenza che è proprio dell'espressionismo, perché ci vuole del realismo a saper cogliere questa verità, a saper cogliere questa lettura. Però è anche vero che poi c'è una mano sapiente che ci conduce all'interno di queste trame e che ci racconta questa verità con un filtro che è incredibile, che è quello della passione, che è quello quasi del pennello quando diventa spatola, che è quasi quello dell'olio che non asciuga mai, perché c'è tutta una matericità sopra, c'è tutta una strutturazione sopra le opere, sopra le figure, sopra le immagini. Viene voglia quasi di toccare le sue opere, non ci si accontenta di vedere, non ci si accontenta di spostarsi pian piano per coglierne i vibrati, i colori, si ha proprio la voglia, non fatelo per carità stasera, ma io l'ho fatto, si ha voglia proprio di metterci le mani. Allora, anche se lui è pittore, quindi nulla c'entra con la tecnica della ceramica, quando ho visto le sue opere me ne sono innamorata, perché ho pensato alla nostra ceramica oro e rubino, alle capacità dei riverberi del lustro. Siamo in un dipinto, dice, cosa c'entra questo? Però anche noi a Gualdo Tadino abbiamo una ceramica particolare che quando la guardi ti devi spostare perché ha dei riverberi, perché ha dei colori diversi, perché è cangiante. E proprio da questa mia idea, da questo binomio, io ho pensato, Paolo Viola solo dentro la rocca, solo dentro l'antiquario non ci sta. Quindi stasera vedremo
ovviamente le opere in antiquarium della sua personale, ma questa sua personale ha un aspetto più diffuso nel territorio della città di Gualdosadino, perché abbiamo deciso di ospitare una quindicina di pezzi anche al Museo della Ceramica di Casa Cagliani, e c'è un motivo, perché c'è tutta una parte di nature morte che lui realizza che hanno attratti i riverberi della ceramica al lustro. E se voi vedete, qualche immagine forse l'abbiamo messa, se voi vedete ha fatto un trittico particolarissimo con delle cozze, altre con delle alici, con delle teste di alici, se voi vedete i colori, gli argenti, i blu che questo artista è riuscito a creare, ti viene voglia veramente, nella serie delle teste di alici, di mettere le mani dentro, come fa il pescivendolo, per aprirle, perché riesce a coglierne la sapidità, la dimensione, la forma, le cozze, viene voglia di mangiarle. Abbiamo diviso però anche i temi. A Casa Cagliani è andata soprattutto la natura morta, e invece all'antiquarium abbiamo messo le scene di vita. E c'è brusio, c'è rumore, c'è fragore, c'è calore, c'è familiarità, c'è passione. Ci sono tutti questi sentimenti in queste opere che abbiamo selezionato. C'è la famiglia, ci sono i bambini al mare, ci sono delle bagnanti, per esempio la Monizzi mi ha detto, ecco, questa opera mi piace tantissimo, mi rivedo anche io al mare. C'è tutta questo bellissimo, diciamo, quest'opera di 5 pezzi con questa scena di bagnanti, quindi quasi fotografica. In questo io ho trovato veramente in Miranda e in Paolo due artisti con cifre completamente diverse, con tecniche diverse, con strumenti diversi, uno la fotografia, l'altro la pittura, però ho rivisto forse la stessa sequenzialità dei frame che può possedere una fotografa, perché basti solo entrare nell'antiquarium per vedere il noccioleto. C'è un noccioleto che è realizzato con più quadri assemblati, l'uno di conseguenza all'altro, quindi una sorta di frame, è talmente potente, è talmente avvolgente, è talmente forte, che la sensazione che si ha quando uno è dentro, di fronte all'opera, è di essere proprio dentro al noccioleto, di sentire l'odore, di cogliere la freschezza appunto delle piante, che quasi senti avvolgerti, le senti praticamente addosso. C'è tutto un mondo intorno che ci parla, ci osserva, ci lascia indizi, racconta di sé, Paolo, vero? Noi siamo però distratti, sordi, ciechi, immersi nella quotidianità frenetica delle nostre azioni, incapaci di guardare. Ed è nella moltitudine dello spazio intorno a noi che Paolo Viola scava, ricerca, saccheggia, spinto da quella capacità di visione che è propria dei grandi artisti. Piazze, mercati, campagni, luoghi di aggregazione e di passaggio, marine che ritraggono scene felici di vacanza, scorci di vita cittadini, piogge, fitte che colpiscono un'umanità riparata dall'ombrello, diventano per l'artista momenti di ispirazione sublime, in cui il brulichio della massa si trasforma in fotogrammi e musica da fermare per sempre sulla tela. Uomo e natura sono fortemente congiunti nell'opera di Viola. Su tutto sembra regnare una straordinaria armonia che è sostanzialmente il racconto della vita di tutti i giorni. Convivono nell'artista verismo ed espressionismo, che si manifestano nella capacità da un lato di analizzare il presente, trasportandolo nel quadro, e dall'altro di descriverlo con sapienti tocche di pennellate, veloci, materiche e pastose, in grado di trasportare lo spettatore dentro la scena. Ed è incondizionatamente poesia, quel senso di sopraffazione assoluta che si prova di fronte a ciò che è più grande di ognuno di noi, che dà senso alle nostre azioni, che ci riempie di gioia, che ci fa star male, che ci sorprende, che ci spaventa, che ci meraviglia. Si rimane incantati a guardare ciò che un artista straordinario come Paolo Viola è capace di donare attraverso la fitta trama di un mondo che, con pazienza e spirito d'osservazione, tramuta nelle sue opere. Bravo Paolo! A questo punto tocca a te. Bene,
difficile parlare delle proprie sensazioni, però permettetemi di cominciare da un non ringraziamento. Ma se io ho accettato questa di intervenire in questa mostra, fondamentalmente perché Katia in qualche maniera mi ha cercato e mi ha trasmesso entusiasmo. E io, per me la sensazione è molto importante. E provare una sensazione di grande entusiasmo è stata per me la cosa più bella. Per cui veramente ringrazio Katia e tutto il comune di Gualdo Tadino, perché l'entusiasmo di Katia, poi l'ho trovata in tante sue collaboratrici, tutte le ragazze e signore del suo team, e proprio in questa splendida cittadina, in questa bella comunità. Detto questo, i miei dipinti partono dalle mie sensazioni e si è parlato stasera delle passioni. Effettivamente, Gravellini, lo scrittore, dice che una passione, quando è una passione vera, presto o tardi comincia a dare dei disperati segnali, fino a quando alla fine gli dà retta, altrimenti non ti molla più. E così è stato anche per me. La pittura è stata il mio modo di comunicare, è stato sempre il mio modo di esprimermi, di entrare in relazione con gli altri. Ed è importante comunicare le proprie emozioni. Quindi, il percorso della mia vita mi ha portato la fortuna di incontrare questo pittore, Nicola Tota, che è stato il mio maestro, mi ha insegnato la sintassi, la grammatica della pittura, che ci va, perché come tutte le comunicazioni ha bisogno di una conoscenza, di un livello di conoscenza. E per me la pittura ha cinque caratteristiche, perché la pittura per me è colore, e ci va il colore, catturare i colori della natura è la cosa più bella, e soprattutto trasformarli in luce è il mistero della pittura, la bellezza della pittura. Ma per me un quadro è anche costruzione, i miei quadri sono quasi tutti costruiti, ovvero passo attraverso la mia sensazione e cerco di costruirli, di trovare il modo per in qualche maniera per ricostruire, mi scompongo e ricostruisco. Mi vedo molto nella collega Miranda, perché il catturare delle emozioni, ricostruirle e cercare di trovare il modo per ricostruirle meglio è una cosa meravigliosa, ecco, proprio per poterle condividere. La pittura è anche tecnica, vi ho detto che è importantissima. Ma la pittura fondamentalmente deve trasmettere un'emozione e quindi sono partito da questa da questa idea, quella di attraverso quella piccola tecnica che mi era stata insegnata di cercare di ricostruire le emozioni attraverso tutti i mezzi che avevo a disposizione. Per cui i miei quadri sono fatti anche da pannelli, da pezzi vari, da sagome che quasi entrano in relazione con un quadro, proprio per cercare di articolare, di scomporre e di articolare maggiormente quello che è un quadro statico. Mi piace proprio riuscire a coinvolgere un po' le persone. Infatti, per esempio, il noccioleto, che è un noccioleto d'estate, ma l'ho fatto anche uno d'inverno, uno d'autunno, che dà delle sensazioni completamente diverse, e di quel noccioleto io ho cambiato il titolo. Non è più un noccioleto d'estate, ma è perditi nel noccioleto. Cerca di trovare il modo per perderti, per entrarci proprio dentro. E per cui, ecco, la pittura è un po' la mia vita, è il mio modo proprio qui per
comunicazione con la natura e con la gente, con le persone che in qualche maniera vengono a vedere i miei lavori. Grazie a voi che anche come medico, perché di solito la mia dottoressa non ha questa voce così suadente quando dice: allora, il colesterolo, togliamo tutti gli insaccati, togliamo tutto il formaggio, insomma è molto più veemente. Invece credo che tu anche come medico, quando parli con le persone, sei calmo, rassicurante, quasi uno dice: ma nessuno importa, un po' di colesterolo ce l'hanno tutti, insomma. Ma grazie, grazie Paolo, concedimi la battuta, perché comunque sia sei una persona piacevole, grande come artista, però grande anche insomma umanamente come persona. Grazie a te, grazie a Miranda, perché credo che siete in un luogo meraviglioso, perché è Fortezza Fuori, quindi racconta anche di voi, parlo anche di questo vostro passaggio, perché è Fortezza Fuori, però tanto cuore dentro. Grazie davvero. Perché praticamente possiamo andare a vedere finalmente la mostra di Miranda e ci sarà una performance quindi di danza direttamente sopra dei cactus però che non pungono, e perché il ragazzo sembra che sia scalzo, Gabriele Frillici, e poi ovviamente la mostra di Paolo nell'antiquarium. Fate voi, vi lasciamo assolutamente liberi, chi vuole prima visitare Paolo e poi dopo Miranda o viceversa, scegliete voi tra la natura dipinta e la natura invece fotografata. Grazie. Allora, invece agli astanti, prima di scappare e scomporre le file, vi chiedo di mettervi qua davanti per fare una fotografia anche alla vice sindaco. Quindi devi ancora attendere un minuto per la lì. Da qua? Sì, qua davanti.